La coppia è la rappresentazione materiale concreta dei due opposti per antonomasia, vale a dire il maschile e il femminile. L'alchimista operava la trasformazione della materia perché riusciva a trascenderne i vincoli. Come si fa a trascendere i vincoli della materia? Semplicemente, tra virgolette, unendo gli opposti. Tutta la materia, il mondo in cui viviamo, è fatto di opposti: buono, cattivo, bello, brutto, giorno, notte, maschile, femminile, sole, luna. È la coscienza nostra che divide il mondo in opposti. La realtà non è divisa di per sé, la realtà è ciò che è, ma noi, attraverso il nostro giudizio, attraverso l'interazione della nostra ragione col mondo, operiamo questa suddivisione, classifichiamo, suddividiamo e separiamo.